Insomma, rieccoci qui. Il mondiale ce lo siamo guardato da casa, da telespettatori. Ma ci sono campi, quelli della Serie A, che continuano a farci sussultare come un tempo. Quando eravamo più belli, più forti e più vincenti. Il 2023 dello Stadio Olimpico partirà con una gara riferita alla 16ª giornata di Serie A Team. Sarà Roma-Bologna. Zaniolo l'assist per Dybala in area di rigore, arriva l'intervento del giocatore del Bologna ed è calcio di rigore per Alberto Santoro. Proteste dei giocatori emiliani perché sembrava evidentemente avere calciato via il pallone. Lucumi ha spostato la sfera, Dybala dopo essere entrato in area di rigore servito alle spalle da Zaniolo, è arrivato l'intervento col pallone che è schizzato via. Vediamo adesso al VAR se Chiffi o Longo, che è la VAR per quanto riguarda questa partita, andrà a richiamare Santoro. Sono furenti le proteste, non ci aspettavamo l'assegnazione di questo calcio di rigore perché il contrasto sembrava essere sì anche sull'uomo, ma è tale da far schizzare via il pallone con l'intervento del numero 26 che sembrava averlo calciato via. Voi con lo schermo di ritorno in studio molto probabilmente potreste essere più precisi, anche se va a indicare il direttore di gara, no, che il calcio di rigore è confermato. Quindi andiamo a mantenere la linea con il capitano Lorenzo Pellegrini che va a porre il pallone sul dischetto mentre va proprio a scoccare il quinto minuto. Siamo nella porta alla nostra sinistra, vale a dire quella di fronte alla curva nord. Skorupski contro Lorenzo Pellegrini, la revisione alla VAR non è servita a nulla, anche se Thiago Motta non se ne dà per inteso e continua a protestare col quarto uomo, vale a dire Matteo Marcenaro dalla sezione di Genova. La rincorsa centrale di capitano Lorenzo Pellegrini con Santoro da Messina, che ha il suo bel da fare per tenere tutti i giocatori all'infuori del limite della propria area di rigore, e soprattutto Skorupski con almeno uno dei due piedi sulla linea sotto curva nord. Quindi questa grande occasione per provare a sbloccare immediatamente la gara per la Roma, con Lorenzo Pellegrini pronto a partire con la sua rincorsa breve, il destro spiazza Skorupski, la Roma è in vantaggio al sesto minuto, ha segnato Lorenzo Pellegrini, glaciale dal dischetto, spiazza uno degli ex di questa sfida, è 1-0 per la Roma. Potrebbe partire un cross, invece c'è Arnautovic dal limite dell'area, un 1-2 che si chiude in area di rigore. Smalling in scivolata, un intervento fondamentale, aveva inaugurato tutto Arnautovic, è arrivato un tiro in spaccata, Smalling che è il terzo salvataggio miracoloso nel corso di questa ripresa. Rui Patricio probabilmente battuto, è andato a mettere in calcio d'angolo che verrà operato dall'intersezione tra la Nord e la Tevere, verrà battuto con un mancino a rientrare dal palo alla sinistra di Rui Patricio, il pallone arriva nel mucchio prolungato col tacco sul secondo palo sulla linea, Ebram a salvare il gol del pareggio, era arrivata la zuccata di Lucumi dopo la sponda ed Ebram con un salvataggio miracoloso sulla linea di porta, la va a mettere sopra la traversa. Sì, avrà sbagliato tanti gol, sì ne avrà segnati pochi, ma all'interno di questa gara è un'azione difensiva del numero 9 che per ora è pesantissima, in una gara che però ancora non è terminata. Dopo questo calcio d'angolo dovrebbe arrivare il triplice fischio, ancora la bandierina alla sinistra di Rui Patricio col pallone col sinistro, invece giocato corto al limite dell'area di rigore, uno schema col cross che arriva deviato al limite dell'area, ma non c'è più tempo, non c'è più tempo, il triplice fischio di Alberto Santoro da Messina ci dice che la Roma, pur faticando, pur soffrendo, pur non brillando, grazie al calcio di rigore trasformato da Lorenzo Pellegrini all'altezza del sesto minuto di gioco, porta via dal proprio stadio, lo Stadio Olimpico, tre punti fondamentali alla prima del 2023. Non demerita il Bologna di Thiago Motta, che esce comunque sconfitto da questa sfida. In classifica la Roma va a agganciare proprio la Lazio, ad ora sconfitta sul terreno di Lecce per 2-1 al quinto posto, e riesce a interrompere un digiuno di vittorie che durava da tre gare, tutte riferite al 2022.